Buongiorno amici, 38esima edizione di Automotoretro a Torino. Siamo ospiti in uno stand molto particolare con una vettura unica. Lo stand Monte Carlo Automobili e Alfa Racing Club, con una vettura da pista motorizzata Alfa Romeo, appartenuta e costruita dal grandissimo pilota, purtroppo mancato lo scorso anno, Nanni Galli. Grazie per l'introduzione. In effetti è emozionante essere a Torino e ricevere un premio alla carriera per i miei passati agonistici in motocross, in kart, in auto e in motonautica. Quindi grazie per questo bel ricordo. E, beh, non si deve vivere di ricordi, quindi anche l'anno prossimo continueremo a correre. Sarà il mio 50esimo anno di competizione e sono felice di farlo con una macchina da me creata che porta il nome di questo caro amico Nanni Galli, che ha contribuito allo sviluppo e alla creazione di questo modello. Avere al mio fianco il suo casco è un po' come averlo qui. Correre con Arturo Merzario sarà un po' come non dimenticare mai il nostro passato assieme di piloti, di uomini, e soprattutto la mia felicità è aver trovato un nuovo presidente che porterà avanti Monte Carlo Automobile, che è arrivato al suo 38esimo anno. Il programma sarà quindi, come dicevo, quello di correre in pista ancora quest'anno con la vettura Nanni Galli, con un motore 8 cilindri, come sanno tutti, il primo GPL montato sul motore, o primo motore a GPL montato su questa macchina. Oltre 500 cavalli, 60% in meno di CO2, unito al 70% di CO2 in meno del dispositivo che abbiamo a bioetanolo grazie alle nostre centraline Monte Carlo Bioressi. Quindi quello che vogliamo fare come Monte Carlo Automobile è quello di dimostrare che ci sono dei sistemi per energie alternative che immediatamente potrebbero e possono ridurre il CO2 di cui oggi tutti sentiamo parlare. Il fatto di andare a 300 e passa all'ora con questi sistemi svela e giustifica il fatto che il GPL e il bioetanolo e il metano sono delle energie alternative che possono essere utilizzate immediatamente grazie anche al centro di distribuzione. Per il bioetanolo è un attimo un discorso più difficile, in quanto dove vivo io a Monaco in Francia ci sono circa nell'area oltre 2000 distributori in Francia, speriamo che possa essere fatto. Una cosa che sono molto felice di comunicare è un accordo che abbiamo avuto appunto con le nostre centraline Monte Carlo Bio Marine, che è la versione per i motori fuori bordo o in generale i quattro tempi, di avere avuto un rapporto con la Federazione Italiana di Motonautica, dove il presidente avvocato Iacoianni, con l'alta benedizione del dottor Giovanni Malagò, saranno quest'anno 2020 i primi a mettere in acqua un sistema di una barca a competizione alimentata a bioetanolo. Quindi praticamente mi ritrovo ancora alle mie origini, quella di aver vinto un mondiale IPA Key West in motonautica, quella di avere ancora potuto dire qua con quattro parole che un pilota diventa vecchio solo dopo i 90 anni. Io ne ho ancora qualcuno. Grazie a tutti e vi aspetto a Monte Carlo per la presentazione della nuova Centenaire, che come avete letto è stata la prima vettura al mondo creata in carbonio, realizzata in collaborazione tra l'ingegnere Carlo Chiti, Guglielmo Velasi e la mia persona. A tutti, arrivederci a Monte Carlo per il Gran Premio di Formula 1. Arrivederci.